quarto appuntamento con Esperienze Artigiane sul palco, questa volta siamo alle Carpenterie di Dronero, ancora una volta arte e musica insieme all'artigianato di qualità e della sicurezza del lavoro. Sì, oggi si conclude una prima parte degli appuntamenti del 2022 legati ad Esperienze Artigiane sul palco. Voleva essere un modo per raccontare a tutti coloro che hanno partecipato a questi eventi come all'interno delle nostre imprese non solo si lavora in sicurezza facendo tanta formazione attraverso il sistema Confartigianato, ma addirittura si può portare arte e cultura. Lo abbiamo dimostrato nelle occasioni precedenti, lo faremo anche qua con un grande pianista, con Danilo Rea, che abbiamo l'onore di ospitare qui alle Carpenterie Dronero, quindi un modo anche di guardare con fiducia a questa parte finale dell'anno che sicuramente con i temi dell'energia, con i temi delle materie prime non mancherà di vedere Confartigianato a difesa dei propri associati. È stato un bellissimo percorso, quelle di Esperienze sul palco, è stato un modo di raccontare anche quello che è l'artigianato della musica, perché crediamo che tutto ciò che passa attraverso il cuore, la testa e le mani sia espressione di qualcosa di unico. È stato un percorso che ci ha dato la possibilità di visitare dall'interno quelle che sono le nostre aziende, dei luoghi sicuri, dei posti di lavoro dove quotidianamente donne e uomini di questo territorio investono per creare occupazione e creare quello che è, diciamo, il grande dire del Made in Cuneo e la bellezza di questa magnifica terra. Quarto e ultimo appuntamento in azienda, perché l'ultimo sarà poi in un luogo tipico, quello che è un teatro, appuntamento importante. Abbiamo visto quella che è la lavorazione del ferro, abbiamo visto un taglio laser lavorare, abbiamo visto un taglio al plasma, quindi molto molto particolare quelle che sono le lavorazioni che vengono fatte qui alle Dronero Carpenterie, poi tutta accompagnata da un pianoforte che ci allieta in questo concetto di sicurezza sul lavoro all'interno dei luoghi di lavoro. Musica, danza, spettacolo che si abbina alla capacità artigianale di produrre manufatti di qualità. Ecco, un po' di arte e arte, perché anche l'artigianato è arte. Sì, volevamo dare un'immagine diversa di quello che è l'artigianato, quindi portare l'artigianato tipico nei luoghi di lavoro e accompagnarli con quella che è la musica, lo spettacolo, la danza. Penso alle ballerine del teatro alla Scala che mai si sono esibite dentro una segheria. Quindi qualcosa di straordinario per raccontare quanto oggi è straordinario l'artigianato e quanto è importante per un tessuto locale il ruolo delle nostre imprese, perché fanno economia, fanno socialità, fanno comunità e danno alle persone la possibilità di vivere in questi territori. Danilo Rea, un pianista importante, famoso, che entra nelle Carpenterie di Dronero. Ecco, è un'esperienza un po' particolare. Come si è preparato per affrontare tutto questo? Bene, perché sapevo già cosa sarei andato incontro e devo dire che questo luogo, in realtà molti luoghi come questo sono stati utilizzati nel passato come luoghi dove si fa musica, dove si fa arte in generale. Io tanti anni fa andai in Germania nei cantieri della Ruhr e praticamente feci un concerto in questi cantieri dove da un certo punto in poi hanno cominciato a fare musica e arte in generale. E poi, come dicevo prima, mi è capitato anche in Italia di fare queste cose. Quindi questi sono luoghi belli dove a me personalmente piace molto suonare. Tra l'altro poi suonare in questo contesto ci permette di incontrare persone anche diverse, che magari sono venute anche per visitare il luogo e poi con l'occasione ascoltano musica. Quindi il messaggio musicale non viene diffuso solo a quelli che ti conoscono, bensì a persone che sono interessate anche a altre cose. E questo è una sfida, è bello, insomma, perché ci porta automaticamente ad incontrare persone nuove. Come vede questo connubio arte e arte? Arte che è la sua musica, ma arte che è l'artigianato di qualità come quello che si respira qui dentro. L'artigianato è fondamentale, io sono un artigiano, voglio dire la stessa cosa. Io mi sento un artigiano, so che quello, e per questo sono un sostenitore di tutto ciò che è artigianato, perché forse in un momento in cui tutto ovviamente è globalizzato, proprio la differenza, cioè la mano diversa, l'idea fa la differenza e non deve essere per forza un'idea vincente solo perché c'è dietro un budget importante o perché, ma deve essere un'idea bella che le persone possano accogliere. Io insomma ho molti anni per cui ho vissuto l'epoca dell'artigianato e ho vissuto anche lo sviluppo, il cambiamento che c'è stato, insomma, però ancora adesso se riesco a trovare
chi usa la testa per conto suo, per conto proprio, e riesce a fare qualcosa di particolare, qualcosa di diverso da tutto ciò che ormai è omologato, e per me questo diventa importante. Confartigianato Cuneo ha scelto di portare avanti questo progetto proprio per sottolineare un messaggio importante, che è un messaggio di qualità ma anche di sicurezza sul lavoro. Qual è il messaggio che lei oggi vuole lanciare con la sua musica? Ma io sono qui per suonare fondamentalmente. Il mio messaggio è un messaggio di emozioni che comunque, insomma, parla comunque di qualità riferendosi alla qualità e alla sicurezza. È un messaggio che viene da uno studio, perché l'improvvisazione, il concerto di jazz, quello che si dice un concerto di improvvisazione, non è frutto di un'improvvisazione pura, ma è frutto di un lavoro a priori che ogni musicista che improvvisa fa e che diventa un po' la filosofia della propria vita. Quindi c'è tanto studio dietro quello che ogni musicista di jazz fa, non c'è solo improvvisazione. E io credo anche qui ora dove siamo, ci sia molto poca improvvisazione, nel senso che c'è tanto studio e tanto pensiero dietro, e poi c'è la creatività del prodotto.